Nessuno rimanga lontano da Dio a causa di ostacoli posti dagli uomini. E questo è valido, e questo vale anche, e lo dico sottolineando ai confessori, è valido per loro. Per favore, non mettere ostacoli alle persone che vogliono riconciliarsi con Dio. Il confessore deve essere un padre, è al posto di Dio Padre. Il confessore deve accogliere le persone che vengono da lui per riconciliarsi con Dio e aiutarli nel cammino di questa riconciliazione che stanno facendo. È un ministero tanto bello. Non è una sala di tortura, né un interrogatorio, no. È il Padre che riceve, Dio Padre, Gesù, che riceve e accoglie questa persona e perdona. Lasciamoci riconciliare con Dio, tutti noi.